desidero annunciare che dal 24 al 26 maggio prossimo, a Dio piacendo, compirò un pellegrinaggio in Terra Santa. Le tappe saranno tre: Amman, Betlemme e Gerusalemme. Presso il Santo Sepolcro celebreremo un incontro ecumenico con tutti i rappresentanti delle chiese cristiane di Gerusalemme, insieme al Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli. Papa Francesco sarà pellegrino in Terra Santa per commemorare lo storico incontro avvenuto 50 anni fa a Gerusalemme tra Paolo VI e il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Atenagora. L'annuncio del pontefice sulle orme di Papa Montini, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ha generato subito grande gioia nella terra che ha dato i natali al Salvatore. Con noi Riccardo Burigana, direttore del Centro Studi per l'Ecumenismo in Italia. È un annuncio che ha suscitato subito grande speranza e grande gioia. Speranza perché il Papa torna in Terra Santa, 50 anni dal viaggio di Paolo VI, torna in Terra Santa con il Patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, e grande gioia perché i cristiani in quella terra, in questi anni, hanno scoperto quante cose si possono fare insieme e quanto è importante testimoniare insieme l'Evangelo, soprattutto in una terra martoriata dalla guerra, nella quale la pace sembra essere un sogno difficile da realizzare. A dare l'annuncio del ritorno alle fonti del Vangelo oltre 50 anni fa fu proprio Paolo VI ai vescovi riuniti per la conclusione dei lavori del secondo periodo del Concilio. In 57 ore, dal 4 gennaio 1964, Papa Montini si spostò da Amman al Giordano, arrivando poi a Gerusalemme, a Nazareth e sul lago di Tiberiade, per tornare nella Città Santa e visitare poi Betlemme, ripartendo infine da Amman. Un viaggio che Papa Montini definì come un colpo di aratro che ha smosso terreno ormai indurito e inerte. Fu un evento storico, al di là dei discorsi, degli interventi che vennero fatti, per le immagini che fecero il giro del mondo e mostrarono come due uomini che credevano in Cristo si abbracciavano e decidevano di iniziare una strada insieme, diversa da quella che per secoli aveva segnato la loro esperienza. E I frutti furono immediati. Pensiamo che a distanza di pochi mesi, alla fine del concilio, Costantinopoli e Roma annullarono reciprocamente le scomuniche. Aprirono una nuova stagione nella quale tuttora noi ci troviamo e che ha dato tanti frutti, molti visibili, concreti, i viaggi, gli incontri, i documenti, ma molti altri invisibili che sono le amicizie, gli incontri, i tanti gesti comuni che i cristiani ortodossi e cattolici in questi anni hanno fatto. Tanta strada è stata compiuta nell'orizzonte del dialogo ecumenico e certamente il viaggio di Papa Francesco in Terra Santa contribuirà ulteriormente nel manifestare la piena unità dei discepoli di Cristo. Certo, la questione del rapporto fra Chiesa locale e Chiesa universale, il rapporto fra sinodo e primato petrino è una questione che ormai è centrale e non più ineludibile, tanto più che se noi pensiamo alle parole con cui Papa Francesco si è presentato, sono il Vescovo di Roma, queste rappresentano un programma per la Chiesa Cattolica, ma soprattutto è un rilancio forte in campo ecumenico per pensare non più in termini puramente giuridici, ma in termini di comunione ecclesiale.